Buona la prima. La Paganese, grazie alle reti di Orlando e Fava nella ripresa, si sbarazza del Celano. Dopo una fase di studio ad affondare, ci provano i padroni di casa al 18°. Neglia va via ad un avversario e crossa in aria per Galizia, che sbuca in mezzo ai difensori e di testa prova ad angolare la palla. La sua conclusione però è fuori. 26°, ancora Galizia, serve Orlando in aria. L'attaccante prova la conclusione in scivolata, ma Liverani è attento e para senza grossi affanni. Il Celano non va oltre a qualche azione di alleggerimento e Fusco insieme a Rinaldi coprono bene l'area difesa da Petrocco. L'ultima azione prima della chiusura del tempo arriva al minuto 38. Neglia viene servito sull'out di sinistra, entra in area, si libera del suo marcatore grazie ad una finta e prova la conclusione di Potenza. Sfortunato nella circostanza il calciatore di casa, che si trova al piede di un difensore che salva in angolo. Tutto qui nei primi 45 minuti. Ripresa. In campo tornano gli stessi 11 da ambedue le parti, però la Paganese ritorna sul rettangolo verde più concreta e convinta dei propri mezzi. Già al primo minuto Balzano crossa in aria per Galizia, che colpisce di testa. Liverani, con un colpo di reni, manda la palla a sbattere all'incrocio dei pali. Il gol è però nell'area ed arriva 2 minuti più tardi. Bagaglini e Liverani combinano un pasticcio, ne approfitta Orlando, che di rapina mette la palla nel sacco. La Paganese continua ad insistere, al sesto cross di Akoglanis per Fava in area, palla che però esce con Liverani battuto. Un minuto dopo ancora Galizia ci prova dalla lunga distanza, palla di poco fuori. Al decimo si vede il Celano con croce, Petrocco però si salva. Insiste e ritorna a pressare la Paganese. Al 19°, siciliano crossa in aria, sponda di Galizia per Fava, l'attaccante si gira ma non inquadra la porta. Un minuto dopo, punizione dello stesso siciliano in aria per Galizia, che va di testa, si salva distinto ancora Liverani. 22°, Luzzi ci prova su punizione da fuori, Petrocco è attento sul primo palo e si salva in angolo. 31°, il Celano va anche in gol, ma l'arbitro annulla per offside. Stessa sorte 6 minuti dopo anche per Fava, che si vede annullata la rete per lo stesso motivo. Il Celano si fa vedere ancora dalle parti di Petrocco al 38°, con Dema, che in piena area sotto misura non riesce a superare l'estremo difensore di casa. Al 41°, però, la Paganese chiude i conti con Fava, che di testa in aria raccoglie un cross di scarpa e fa secco Liverani per la seconda volta.